È un giorno di festa all'Angelini, il Chieti saluta i propri tifosi, in arrivo lo Spoltore che invece dal canto suo deve vincere per centrare i playoff. Il Chieti gioca meglio, scambi di prima, pressing a tutto campo e verticalizzazioni. C'è Lucci al secondo minuto, sfila la palla a Zanetti e mette a centro un traversone che in Miccichè da due passi manda alto. Dopo 60 secondi Rodia su punizione sfiora la traversa. Al quinto minuto Chieti in vantaggio, sempre con Rodia, il Chiatino addomestica di petto un bel pallone e con un destro chirurgico batte De Torre. Si vede lo Spoltore all'undicesimo con Sanz che impegna Salvatore con una conclusione. Nuovamente Rodia solo davanti a De Torre perde l'attimo buono, minuto 25. Schema su calcio piazzato al 45esimo per lo Spoltore, palombella di Di Camillo per Zanetti che tira addosso a Salvatore. Si chiude qui il primo tempo con il Chieti meritatamente in vantaggio. Nella ripresa gli azulgrana entrano con altro piglio, subito Bordoni, l'ex di turno, a spaventare la retroguardia teatina. La sua conclusione termina sul fondo. Quinto minuto, Sabatini sugli sviluppi di un calcio d'angolo manda alto. Titi Sanz, dopo un minuto da due passi, spara addosso a Salvatore. Dalla bandierina di Pentima centra il palo esterno. Al dodicesimo Fabrizio Grassi riporta in parità il risultato. Azione caparbia del numero 7 azulcrana che vince un rimpallo e batte Salvatore. Passano appena 8 minuti e Titi Sanz ferma il sorpasso. Lo spagnolo approfitta di una disattenzione difensiva e con un pallonetto firma il 2-1. Alla mezz'ora, leggerezza di Buonafortuna, il difensore si fa soffiare la sfera da Miccichè che entra in area e prova la conclusione che viene sventata dal numero 1 spoltorese Fabrizio De Torre. Miracolo del numero 1 spoltorese al 32esimo, con il piede devia la palla calciata da Toro. Ma al 41esimo Rodia gela gli spoltoresi siglando il pareggio. Passano appena 3 minuti e Gobbo, subentrato a Di Pentima, firma il definitivo 3-2. Finisce con il Chieti che festeggia sotto la propria curva, mentre lo Spoltore dall'altra parte centra per il secondo anno consecutivo i playoff.